Il Grottaglie è ai play-out, riesce il colpo la formazione grottagliese che pareggia 1-1 contro la Turris in una gara da dentro o fuori contro la più titolata formazione campana. Il Grottaglie quindi arriverà a giocarsi tutto in 90 minuti o eventuali supplementari contro la formazione del Vico. Il Grottaglie che era partito meglio rispetto alla Turris e al nono con Albano servito in profondità. Si è visto il pallone respinto in scivolata da parte di Mannone. All'undicesimo El Kamk sulla destra crossa al centro per uno tra Formuso e Albano, ma Franza esce e para. Primo pericolo al diciannovesimo con Moxedano che su punizione mette Negretti in difficoltà. Al ventiduesimo il vantaggio. El Kamk sulla destra, palla al centro, raso terra, ciccata dalla difesa della Turris. Gnoni in corsa, in sacca, è 1-0. Al 35esimo Manzo, cross dalla destra per Morabito, di testa rimette al centro, ma Negretti para. Al 45esimo però l'azione più pericolosa della Turris, bisogno dalla destra, male il fuorigioco del Grottaglie e Croce tutto solo colpisce il palo. Sulla prosecuzione dell'azione è Morabito ad esaltare Negretti. Ripresa e c'è un cambio per il Grottaglie, dentro Carbone per Palmisano. La formazione grottagliese ha il pallino del gioco in mano, fa girare bene la sfera, ma al ventesimo viene espulso D'Arcante per doppia ammonizione, severo in questo caso il signor Achille di Albano Laziale. Qui inizia l'assedio da parte della Turris. Al ventottesimo cross di Lucchese per Croce che non trova il tapin vincente. Parità numerica ristabilita al 31esimo quando Manzo per proteste viene espulso. Al 32esimo tiro cross di Mansur, palla di poco altra. Al 36esimo Lakeb al centro dell'area di rigore da solo di testa esalta le qualità di Negretti che manda in calcio d'angolo. Al 42esimo cross di Mannone per Lucchese, palla schiacciata fuori di poco. L'arbitro segnerà 5 minuti di recupero. Al primo però è Lakeb che sfrutta una dormita generale della difesa biancazzurra, pallonetto a Negretti e pareggio 1-1. E adesso per il Grottaglie i play-out, bisognerà vincere contro il Vico per evitare la retrocessione in eccellenza.